20 e 33 minuti primi su Radio In Agrigento è il momento di parlare anche di forme artistiche interessanti, valide, che hanno una certa importanza e ho il piacere, un collegamento che abbiamo direttamente con la Sardegna, credo, quindi di salutare la nostra amica Alice Maxia. Buonasera, Maxia. Buonasera, ciao a tutti. Ciao, grazie per intanto aver accolto il nostro invito, ci siamo riusciti finalmente tra impegni vari ad averti protagonista qui. Vorrei farti sentire una scheda che ti riguarda con Ninfa Leone, prego. Dalla palestra al set il passo è breve, dal mondo della pole dance e quello del cinema si spalancano nuovi orizzonti. Per Alicia Maxia, la bellissima atleta ballerina strega anche il famoso attore Claudio Bisio. Il set è quello di Confusi e Felici, la commedia del regista Massimiliano Bruno, uscita recentemente anche nelle sale cinematografiche. Un lato B da brivido, un ballo trascinante che ipnotizza qualunque spettatore. Bene, insomma, Alicia. Sì, intanto grazie, complimenti. A voi, intanto. grazie che hai accolto l'invito. Complimenti perché sicuramente, essendo una bella ragazza, avendo avuto queste esperienze importanti anche cinematografiche, fai un'attività importante che ti pregherei di spiegarci, insomma, per chi ci sta seguendo sia qui in Sicilia, in Italia in genere, quindi chi sta seguendo Che Gran Serata. Sì, la mia è una danza acrobatica al palo. Sì. È uno sport a tutti gli effetti, veramente un'attività molto intensa che richiede un notevole impegno fisico, come si suol dire bisogna mettersi il corpo e l'anima. Sicuramente. In tutto e per tutto. Sì, il mio stile è uno stile molto sensuale, quindi sono ovviamente fiera di questo stile, che unisce insomma sia la coreografia, la danza, appunto alle figure acrobatiche. Quindi c'è un lavoro di base però abbastanza intenso, perché per raggiungere determinati risultati, anche per quando uno va a vedere determinate situazioni, c'è certamente un allenamento. Ci spieghi un po' come avviene? Sì, esatto. Intanto consiste in un riscaldamento ben particolare che comprende anche delle figure di lavoro a terra. Si chiama così e sono anche degli elementi sempre coreografici. Ok, ma questi... Quindi un riscaldamento diciamo di circa 20 minuti o anche di più. E poi ci sono i tricks, che sono appunto le figure di pole dance. Ah, ecco, quindi poi da lì nasce coreograficamente quello che potrebbe essere lo spettacolo da esibire. Esatto, sì. Poi la cosa più bella della pole dance è che appunto è tutto coreografico. Anche gli elementi di riscaldamento poi si uniscono insieme ai tricks per creare delle coreografie. Ecco, insomma... mostra curiosità questa disciplina, che hai detto anche essere a tutti gli effetti una disciplina sportiva, addirittura potrebbe entrare anche a far parte delle Olimpiadi, se non sbaglio. Sì, esatto. C'è una diciamo che stanno ancora studiando un regolamento, perché ci sono tante scuole diverse, quindi per ora non c'è un regolamento comune, diciamo, in tutto il mondo. Cambia da paese a paese e da scuola a scuola, però una volta che sarà stabilito un regolamento per tutti, sicuramente poi sarà come sport alle Olimpiadi. Certo, è da uniformare questa tendenza ad avere un regolamento uguale per tutti, come avviene nel calcio o nello sport in genere. C'è una domanda da parte di una nostra collaboratrice, ti passo Giusy, che vuole chiederti una cosa. Sì, grazie. Ciao Alice. Ciao. Allora, io mi occupo anche di fitness, oltre che di estetica, se ci hai ascoltato, ed è un sogno quello di poter fare pole dance, perché in Sicilia c'è sempre solamente a Catania e a Palermo. Magari questo piccolo sogno diventerà realtà e sarò la prima a cominciare qui in provincia. Come potrei iniziare? Un consiglio da te. Sì, bravissima. Innanzitutto ti consiglio di buttarti in questa avventura, se è quello che ti piace, perché ti dà tantissime soddisfazioni. Sì, sicuramente ti consiglio di iniziare proprio con una full immerso, nel senso di rivolgerti a qualcuno che è già esperto e che riesca a trasmetterti le basi, per poi riuscire anche ad allenarti e fare un training proprio da sola. Mm-hmm. Perché più si va avanti, più poi si riesce appunto a creare delle coreografie, a appunto inserire degli elementi di danza e ovviamente a unire le varie figure che, come dicevo, si chiamano tricks, che essendo acrobatiche qui devono risultare molto fluide, e quindi questa è la cosa più difficile della pole dance.
Ma esiste un'associazione alla quale rivolgersi in Italia o ci sono tante varie scuole? Perché io mi sono un po' documentata, sì. Però non allora, non in realtà molto ce ne sono diverse. C'è comunque la Federazione Italiana di Pole Dance, mm-hmm. che è anche un sito internet. Io sono iscritta appunto essendo una istruttrice. Mm-hmm. Ho conseguito appunto il brevetto di istruttrice tramite la X-Pole, che sì. è proprio la federazione internazionale di pole dance. Mm-hmm. Ed è la stessa che vende anche i pali online, i pali professionali, che si chiamano appunto X-Pole. Sì, sì, già ho letto, mi sono informata. Quindi ti consiglio di rivolgerti a loro, che poi potranno magari indirizzarti in base quindi, alle insegnanti che ci sono. Questi pali di battaglia che si vedono in giro, tu proprio li sconsigli, immagino. No, io esatto, consiglio sempre assolutamente quelli professionali. Okay. Anche per una questione di sicurezza, diciamo. Assolutamente ecco. Sì, anche per iniziare sempre solo da quelli. Ok, grazie mille, sei stata molto esaustiva. Alice, noi siamo contenti intanto, come dicevo prima, di riuscire a parlare con un personaggio valido, importante ormai, perché essendo che sei istruttrice, poi sei stata anche presente in alcune parti cinematografiche di artisti cinematografici e esatto, registi. Sì, sono le mie due passioni. Ecco, quindi c'è anche il cinema che ti prende tantissimo. Assolutamente sì. Ma c'è un progetto, ci puoi dire qualcosina, raccontaci qualche segreto. Sì, ho diversi progetti adesso, in particolare sto per andare a girare un cortometraggio, non posso anticipare troppo. Certo, però lo potrei fare in futuro quando esatto. ha gioco fatto. Quindi ne sentirete parlare ben presto. Ecco, sì. Teniamoci in contatto perché vorremmo averti nuovamente protagonista. Assolutamente, grazie mille. C'è la parte maschile e poi chiudiamo che vuole anche dare il suo contributo facendoti la domanda, il nostro videomaker, il nostro collaboratore Lillo Arcieri, che ti passa. È una domanda, la mia è sì. il tuo invito, io lo proporrei per venire qui in studio, se vuoi mi offro volontario per farti il pol, non so se è il palo, cioè, no, il polo, per farti il palo. Sempre lui è sto lupo. È sempre lui, è sempre Lillo, quando si tratta di situazioni un po' particolari è sempre lì a venire fuori. Comunque Alice, noi vogliamo ringraziarti ancora, sei stata gentilissima, grazie per averci spiegato questa disciplina importante. Vuoi salutare qualcuno prima di chiudere? Saluto tutte quelle che fanno pole dance in Italia, perché non è semplice, visto che comunque da noi è appunto una disciplina molto molto giovane. Ah, bene, e noi continuiamo a salutarti per dirti buona fortuna per il tuo lavoro, anche nel cinema soprattutto. Sì, grazie. Grazie allora, a te. Ci sentiamo presto. D'accordo, Alice, ciao, una buona serata. Grazie, ciao. Ciao.